Wow, la bellissima Venezia! Chissà dove si attracca la nave, molto lontano dal centro. Oh, speriamo che non piove, quella nuvoletta là. Sotto ci sono le navi da crociera, quindi si fermano le navi allora. Ti trovi a Venezia, eh? Vediamo questo ombrello. L'ombrello di Venezia, lo apri? No, ti vergogni. Come, siamo a Venezia, non sei felice? Bello. Ciao. Allora, siamo stati dai bagni pubblici, li abbiamo cercati, poi dopo che trovati abbiamo pagato 1,50 euro a testa, però è sempre meglio che andare al bar che volevano di più. Venezia è molto cara. Per il resto abbiamo portato panini e acqua. Qua c'è il campanile e là c'è la bellissima chiesa di San Marco. Ah, stanno suonando lì, per chi vuole sedersi a consumare. È bello, peccato che lo vedo buio col cellulare. Sempre la stessa problematica, con gli occhi vedo tutto chiarissimo, ma col cellulare vedo scuro. Ragazzi, ci facciamo la foto di gruppo qua davanti. E di là c'è il palazzo ducale. Comunque questa chiesa è troppo bella. Lorenzo. Voglio vedere bene da vicino. Che bello! Già per tutti i punti di vendita? Questa facciata di qua. Sì, sei attaccata a me. Sta attaccati a me che c'è troppa gente.
capito? Se ti perdi, non si può vuoi. C'è un casino di gente e col sole di fronte non vedo niente. Ciao Venezia, devo andare a cercare la gondola. Non posso stare tutto il tempo qui in piazza. Qua ci sono le gondole. Siamo a Venezia e stiamo facendo un giro in gondola. Stiamo passando sotto un ponte. Bellissimo. Secondo me le persone che non lo fanno sbagliano. Che è tutta un'altra cosa vedere Venezia dalla gondola. Cioè, non sono pentita per niente. Cosa ho avuto a fare? Allora, altro giorno te l'ho detto, mi ha detto che ero male. Va bene, Luca, state preoccupati. Non cambia niente, Paniere. No, no, ogni caso, dopo il mio capo. Se fosse se me aiuti. Ti ne ha capito. Ne ha capito. E poi, se dovesse essere, che venga a dirmi, ma è mio marito mia roba, adesso ne fa un'altra, non credo. Siamo sempre a Venezia e stiamo cercando il ponte di Rialto. Ponte di Rialto, qui c'è scritto. Allora qui dobbiamo prendere. Invece di qua no. Ok. Ma qua è tutto così strano. Tutto stretto stretto. Ponte di Rialto, eccolo qua. Comunque un altro funicolo qua, bisogna prendere. Ecco, stiamo spuntando. No, non è questo. Qua ci siamo passati prima noi con la barca. Quanta gente!
anche qua pubblicità è chi è questo signore qui? Questa statua. Ecco che stiamo salendo verso il ponte di Rialto, comunque c'è un sacco di gente che lo vuole vedere. Ma è pure di qua che si sale, qui, qua. Yeah. Sì, questo. Eccoci sul ponte di Rialto. Che... siamo proprio sopra il ponte, sì. Adesso ho girato dal ponte, sono andata sotto il ponte. Quando c'è l'Alta Marea qui non si può fotografare il ponte. Ecco qua il ponte di Rialto, questo qui. Bello, siamo sotto il ponte di Rialto. Noi siamo davanti al ponte di Rialto. Le barchette che passano. Abbiamo girato tutta Venezia, ora possiamo ritornare indietro nella nave. Già. Ponte di Rialto qua, da questo lato. Prima l'abbiamo visto dall'altro lato, guarda qua. Ecco, mi ricordavo con papà di averlo visto da questo lato, non da quel lato. Da questo lato l'ho visto con papà. No. Un giro per Venezia. Perché è più grande di tutti. Mm.
credo che avremo problemi. Se sta vincendo Sander, magari tu fa così. Sì, ma potrebbe essere coda, ma è ferro. Sì, coda, è la cartina che ho. €80 giro in gondola. Intanto è una cosa che voglio fare, perché altre volte non l'ho voluto fare. Vista, sei sopra la gondola! Stiamo uscendo dal porticciolo e qui c'è il ponte dei sospiri. Prendi un secondo a me. Solo a me. Solo tu ci sei. Adesso faccio vedere il giro che stiamo facendo nella gondola. Sotto il ponte, che bello! Però questo non l'avevo mai fatto, finalmente. Che bello! Ponte dei Sospiri! Ponte dei Sospiri. Praticamente l'ultimo
come Semo. Dai, Semo. Come si, Nardetto? No.